arriva Alestrina, riprende la propria marcia, una vittoria schiacciante anche narrata dalle nostre frequenze con ascolti record, grazie chiaramente a Donatello Vigiano per la radiocronaca di Aquila Palermo, Roma Cast & Power, Eurobasket. Ne parliamo con uno degli assistenti di coach Davide Bonora, con coach Damiano Pilot. Buonasera Damiano, benvenuto. Buonasera Mauro, buonasera. Allora Damiano, abbiamo visto questo viaggio in Sicilia, è andato bene, no? Sotto tutti i punti di vista, dal risultato, abbiamo visto sui social, dalle varie avventure gastronomiche, insomma vi siete dilettati anche nel assaggiare le delizie locali di Palermo, ma chiaramente parliamo prima della partita, una squadra che ha recuperato una propria identità, secondo me, soprattutto difensiva, sentendo la radiocronaca, insomma, una squadra che ha messo subito a tacere Palermo, società, insomma, squadra che naviga nelle zone altissime della classifica, una bella vittoria, porta l'Eurobasket saldamente al comando del primo posto e diciamo, insomma, parlando stamattina col nostro David Birtolo, che ben conosci, insomma, facciamo un po' la conta degli scontri diretti. Sarebbe rimasto Cassino, però è chiaro, parliamo prima della partita di Palermo, tu che eri chiaramente sul parquet, grande prova difensiva come diceva Donatello in cronaca. Sì, sicuramente partiamo da lì, perché se c'era qualcosa da tenere dalla partita di Palestrina era comunque la prestazione difensiva che avevamo fatto, perché è vero che la partita è stata persa, però comunque avevamo tenuto un avversario a 57 punti e da lì volevamo ripartire guadagnando qualche consapevolezza in più in attacco, e devo dire che abbiamo fatto un piano partita preciso, volevamo che andasse così e i ragazzi ne si sono applicati molto diligentemente, infatti più nel secondo tempo che nel primo tempo, grazie anche al roster abbastanza lungo della nostra squadra, siamo riusciti a imbrigliare Palermo e a praticamente chiudere il canestro. Sì, anche perché chiudendo la difesa si va bene in contropiede, insomma, e i frombolieri della Roma Gas & Power ce ne sono tanti, avete scatenato anche l'attacco in transizione che ha fatto grossi danni. Sì. Una considerazione, insomma, che ti pongo, ripartire dalla difesa chiaramente per fare più contropiede, poi chiaramente in cabina di regia gente come Stanic e come Giulio Casale sono dei condottieri, insomma, che sanno spingere la palla molto bene, poi negli spazi, insomma, da Alex Righetti a Nazzoli Zidiello, insomma, sappiamo di tante frecce nell'arco, insomma, della squadra. Sì, sì. Può essere questa la chiave futura del vostro cammino? Sì, sicuramente. Noi abbiamo avuto ieri, sapevamo di affrontare una squadra estremamente tattica, perché comunque già all'andata con Palermo era stata probabilmente una delle partite più dure del girone, eravamo sotto anche pesantemente durante la partita, poi l'abbiamo recuperata con un grandissimo sforzo vincendola al supplementare. L'allenatore di Palermo ci ha proposto diverse situazioni, ecco, sia in difesa che in attacco, in cui puntava molto a provocare dei cambi, attaccare i nostri lunghi marcati dagli esterni, però devo dire che ecco, hanno lavorato tutti molto bene, aiutandosi quando c'era una situazione di emergenza, quindi una situazione di mismatch, e poi scatenando una transizione in campo aperto, era quello che volevamo, perché comunque sapevamo di essere più lunghi, più profondi a livello di squadra, di avere molte più energie da spendere, ed è andato così. Nel terzo quarto è stato proprio palese, tra l'altro prendendo anche fiducia da questo tipo di gioco, perché trovando tanto entusiasmo con le azioni difensive abbiamo tirato fuori delle azioni offensive molto anche belle da vedere, infatti penso che Donatello le abbia anche commentate in telecronaca, sono stati tutti quanti ragazzi che si cercavano velocemente, arrivando a tirare al 24esimo secondo dopo aver toccato tutti quanti la palla, e sono stati tutti quanti gli interpreti protagonisti, ma tutti quanti, da Nicolas Stanic in cabina di regia, a tutti quanti gli esterni, a tutti quanti lunghi, a Nelson, a Rizzitiello che ieri da ex ha fatto una grandissima partita, ai ragazzi più giovani, anche Riccardo Gallara che è entrato alla fine e ha bagnato la sua roba. Abbiamo letto, abbiamo anche sentito ieri. E Damiano, insomma, nel cammino della Roma Gas & Power, insomma, si dice sarebbe rimasta Cassino, no? Come scontro diretto di quelli abbastanza importanti, però sabato arriva una squadra all'Arcade, ore 18, ricordiamo
radiocronaca diretta sulle frequenze di Italian Channel da parte del sottoscritto. Però arriva Empoli, insomma, che è una squadra che almeno in casa ha fatto tanti danni, sono cadute parecchie su quel, fra virgolette, con tutto il rispetto, su quel campetto, insomma, no? Su quel campo molto piccolo dove tante squadre si sono trovate molto male. Sì, è un campo caldo, molto caldo, non è stato affatto facile giocare lì, perché comunque Empoli è una squadra che fa della fisicità, dell'aggressività le sue caratteristiche principali. E devo dire che probabilmente quella non è stata neanche considerata a modo giusto la nostra prestazione su quel campo, perché poi abbiamo vinto anche abbastanza bene andando poi via nell'ultimo periodo, però su quel campo non è passato praticamente nessuno, perché sono cadute quasi tutte quante le grandi del campionato. E tra l'altro Empoli si sta giocando punti importantissimi in chiave playoff, sia per entrare sia per stabilire un piazzamento magari migliore dell'ottavo posto, quindi siamo sicuri e siamo consapevoli che loro verranno in casa nostra senza tanto da perdere, dando il massimo, dando il 100%, e quindi lavoreremo in settimana per presentarci preparati. Settimana che ricomincia domani, giusto? Perché oggi siete rientrati nel pomeriggio, per cui da domani al lavoro per preparare questa partita importante. Sabato ore 18, ricordiamo, Pala Avenale, via dell'Arcade, dove l'Eurobasket vuole assolutamente, diciamo, confermare questo primo posto in attesa degli scontri diretti, insomma, che a questo punto ne rimangono un paio. Sicuramente piedi per terra, come dice coach Davide Bonora, però insomma, la consapevolezza di questa squadra ormai, penso anche voi dello staff e tutti i giocatori ne abbiano fatto, che sia una squadra sicuramente destinata a fare da protagonista almeno nel girone, fermo restando che poi, come dirai tu dopo, insomma, c'è un appuntamento niente male fra qualche settimana in conferenza, credo. Sì, senza, c'è un appuntamento abbastanza importante che ci siamo guadagnati con grande fatica, come hai detto tu e come dice Davide. La nostra filosofia è quella di rimanere con i piedi per terra, perché sappiamo che giocando comunque da primi in classifica hai tutti gli occhi addosso, hai la voglia di chiunque viene a sfidarti di provare a batterti per poi portare un trofeo, e quindi dobbiamo rimanere con i piedi per terra, dobbiamo essere umili, però allo stesso tempo nei ragazzi c'è consapevolezza di quello che è stato fatto, c'è consapevolezza di essere una squadra comunque costruita per ottenere dei risultati, e non è un caso che questo percorso stia andando bene, perché comunque tutti quanti i ragazzi sono professionisti, lavorano con grandissima attenzione e lo stanno facendo per togliersi delle soddisfazioni, ecco, di cui cominceremo a parlare già a marzo, nei primi giorni di marzo, quando ci giocheremo questa Coppa Italia, che è un traguardo storico per questa società, e in cui vogliamo dare il meglio, ecco, per toglierci veramente la soddisfazione che sarebbe e noi insomma proveremo anche a starci in quel di Rimini, se non direttamente in via in diretta, con chiaramente anche la bravura di Donatello Vigione, che è stato un perfetto cantore delle gesta Eurobasket, grandissimi ascolti ieri, abbiamo fatto tanti ascoltatori, non so, ve l'ha detto penso già ieri sera, insomma, abbiamo fatto tanti, sì, se l'ha detto, siamo molto contenti. Per cui sabato ore 18 saremo lì noi per la nostra radiocronaca, voi sicuramente per regalare un'altra vittoria ai tifosi Eurobasket. Damiano, grandissimo, in bocca al lupo, buon lavoro a te, a tutto il staff e a tutti i ragazzi. Grazie Mauro, grazie mille, buona serata. Grazie Damiano, a presto. Arrivederci a tutti.